immaginare di possedere una barca in legno. Tutto ciò, qui di seguito, prima della proiezione, ma lo abbiamo già fatto in parte, dell'ultimo company promo e prima della visita allo yacht, passo per questo quindi volentieri la parola al nostro cerimoniere, dottor Tiziano Susanna. Che differenza c'è tra una barca in legno e una barca in vetro resina? Forse è nato. La domanda è semplicissima, ne vuoi 3 giorni la risposta. Dunque, qual è la differenza? Abbiamo un piccolo piattina alla differenza. Pesa 400 quintali. I 400 quintali portati alla velocità di 28 nodi o 30, 28 o 30, no? Andiamo a analizzare i consumi del mondo, no? Allora, i 400 quintali portati a 30 nodi, i consumi sono dai 480 litri ai 700 litri ora. Questa è la, i consumi del mondo, gli americani, gli inglesi. Io, davanti al notaio, no? dichiara 180 litri. Allora capite che la media di 550 litri 600, portarla a 180, che vada male, che uno sono tutti bravi a guidare le barche, ma mettiamo 200, ma che va di male, un po' di... Beh, capirà che si viene di persa. Voi qui vedete un'immagine, no? Di come nasce una barca. Quell'immagine nella vetroresina non esiste. Cioè non esiste un guscio che viene prima del fasciato, cioè una ossatura, una struttura portante. Per dire la differenza tra una barca in legno e una in vetroresina, non si può portare a confronto. È talmente immensa che sarebbe anche un pochettino poco intelligente voler fare il confronto. E parliamo del materiale. Voi sapete che in fisica c'è la conduttività termica, cioè che nel gergo volgare si chiama coibenza. Il materiale più coibente al mondo è il legno, che ha un 0,1 di metro, watt metro Kelvin, che è questo Kelvin, hanno inventato questa formula, insomma, di attraversamento di un supporto, no? E con una trattenuta di quel calore che non passa di là. Ecco, il legno è 0,1, la vetroresina è 0,75, il ferro è 45, l'alluminio, che è il più brillante di tutti, supera in maniera eccezionale la prova e va a 200 di. Quindi cosa serve? Serve un materiale che ti isoli del caldo, freddo e umidità. E torniamo al planante. Dove plana la barca? Ma la barca plana in superficie dove si forma l'onda. E cos'è quest'onda? L'onda è un'espressione di potenza del mare, è lì che si esprime in superficie, formandola con il vento e lo spessore d'acqua. Dunque i nostri mari che non hanno spessore d'acqua e non hanno venti costanti sono mari poco percorribili e più pericolosi, soprattutto per il riporto. Quindi siamo nel peggior mare per quello dare la barca. Tutti, qui sono caterpillar. Perché la caterpillar ha un mondo suo, non la nautica. No, il motore loro lo fanno per il deserto, dove c'è la sabbia. Dove... E abbiamo scelto ultimamente il caterpillar. Però abbiamo montato in mano tutti i motori. Possono essere montati anche i motori IPS, quelli della... Quanto tempo ci si impiega a fare una barca? Tu, allora, 3 volte tanto la prestazione di vetro. Non sono 5.000 ore nel 20 metri, ma sono 15.000 ore. Per fare corazzato marino, no? E vi spiego, si fanno dei pannelli da 1 mm, si incrociano a caldo naturalmente con la funzione della termoindurente, fino lì a reversibilità totale del supporto. Cioè non si torna indietro. Un biglietto quant'altro. Non si torna indietro. Contrariamente al ferro, come spiegava anche mio fratello, si scompone nella saldatura. Il legno no, perché opera a temperature molto più basse.
Il Lions Club del Mento Italiamente di Portovuaro, oggi 20 marzo 2010, visitano il cantiere navale Camuffo e i suoi stradivari del mare, esprimendo a Marco e Giacomo Camuffo e alle maestranze tutte la loro più viva ammirazione.